Oggi iniziamo da qui, da un luogo del cuore, vediamo chi indovina dove sono. Un giro per le vostre case, France? Così faccio venire un po' il coccolone ai miei amici che sono sparsi in tutto il mondo. Saluto Angelo in Brasile. Uno ci dovrebbe essere. No, noi andiamo veramente a disturbare a casa. Non risponde. Sono Loreto. Che c'è Fabio? Ancora dorme. Accia santa, mi hai scordato la bomba. Beh, oggi non si deve bucare, eh. State facendo un bel bouquet? Posso? Per il Corpus Domini di domani. Dobbiamo fare l'infiorata e quindi servono tanti fiori per fare i segni. Che bello, venite qui a raccoglierli proprio in montagna. Sì. Bellissimo. Grazie, io proseguo. Buona giornata. Buona giornata. Anche a voi. Come vedete qui ci si allena. Gli arrosticini ce li mangiamo, però poi tocca smaltirli. Ciao Domenico, buona passeggiata. Ciao, buongiorno, grazie. Ciao. Questo è lo snack di Canzano, un segmento strada, la strada che forma una serpentina. È divertentissimo da fare in discesa. In salita un po' meno. Ed eccoci a Canzano. Oggi è anche la festa della Repubblica e qui ci troviamo nelle terre della Brigata Maiella. Da qui partiranno tantissimi ragazzi a riscattare con orgoglio la propria patria. Via verso il Campo di Giove. Ale, 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 si sale. Siamo per arrivare ai 1000 metri di quota. Buongiorno. Buongiorno. C'è un grande allenamento. Bene, no, eh? Bellissimo borgo sopra i 1000 metri, alle pendici della Maiella. Campo di Giove e suoi caduti. Proseguiamo. Sì, ve lo faccio vedere da dietro. Qui a Campo di Giove c'è un bellissimo prete di colore travestito da Don Camillo. Maiella, sto arrivando! Ti saluto, ciao! Una bella notizia, abbiamo intrapreso la strada provinciale che da Campo di Giove porta a Passo San Leonardo e i blocchi sono stati rimossi, ricordate? Questa era una delle strade chiuse al traffico che portarono Francesco al suo sciopero. Finalmente è tornata percorribile. Ah, una cosa che non posso farvi sentire è il profumo di ste ginestre. Siamo agli ultimi metri prima di Fonte Romana. Ecco, c'è quella curva, si scollina. Adesso andiamo a salutare un altro amico. Ci addentriamo nella foresta e non c'ho manco la pompa. Francesco, solo per te, eh. Buoni tutti qua a venirci con la mountain bike. Francesco! Andiamo a chiamare come si faceva una volta. Francesco! Bene, eccolo qua. Le strade sono aperte e siamo tornati. E Francesco è potuto tornare al lavoro. Esattamente. Entra che faccio tenere contatto. Della mia ragazza. Sì, tutto a posto. Oh, Loreto, piacere. Sfoglia in una spirale, in un rotolino. E le tagliatelle tipo pappardelle, poi le apri così. Ci pizzichi con un po' di. Ciao Francesco. Ciao. Buon lavoro. E bring your bike in Abruzzo, non lo dimenticate. Ciao Loreto. Francesca, mi faccio accompagnare da lei in discesa, va. Stiamo percorrendo con Francesca la statale 487, il tratto che va da Passo San Leonardo a Pacentro. E questo non è ancora ufficialmente aperto al traffico. Certo che però avercela chiusa al traffico non è mica male. Eccolo, ve lo ricordate? Il castello dell'Impentata. Siamo tornati a Fondovalle, la pedalata è finita, ringrazio anche Francesca per la disponibilità, noi ci vediamo presto, oggi saluto l'Abruzzo purtroppo. Noi però abbiamo ancora un conto in sospeso con un dormiglione. Oh! No, cala che la bicicletta non la posso attaccare. Eccolo qua il dormiglione. Torno al Valente stamattina alle ore 9:30. No, erano le 10. 10. Suona il citofono. Il cane che abbaia così e tutti che impazziscono praticamente. Perché lui doveva rompere alle 9:30. Io non lo sapevo che alle 10 dormiva ancora. Ho detto ciao ciao. Questo sta fregando parecchio.